volendo, ma insomma, buonasera sorella. Buonasera. Sorella. Ma ti posso dare del tu quanti anni Assolutamente hai? Assolutamente sì, ho 25 anni, sono Suor Cristina. Da dove vieni? Sono siciliana. Siciliana. Senti, Suor Cristina, ma sei una suora vera o... Sono una suora verissima. Non è possibile. Ma come ti è venuto in mente di venire a The Voice? Beh, ho un dono, ve lo dono, no? È così. Grazie. Prego. Grazie. Io onestamente sarei curiosa, ma non ti posso fare, come dire, un'intervista a fondo, di sapere la tua decisione di farti sorella. Sicuramente avrai i tuoi motivi, però di cantare anche così non capisco più niente, lo sai, cara sorella Cristina. immagino. Va bene, anche perché il primo a girarsi è stato J-Ax, il nostro re. Bellissimo. E poi si è girato il rocker, la signora del blues. È bellissimo questa cosa. Va bene. Allora, va bene, benvenuta, scegli tu. Non so cosa dire. Ma è difficile, eh? Dai, io su. Voglio sentire. No, no, qua. Adesso aspetta, io ho finito, adesso tocca a chi sta a J-Ax, parlare? A ciao sorella, io sono ciao. Lo... Bravo! Tu sei la sorella, io sono lo zio. Guarda, non lo so. Ma tu canti la domenica in chiesa? Sì, assolutamente, cioè, sì. Non lo so, se canti tu la domenica in chiesa, con le donazioni possono evitare di pagare l'IMU sicuramente, no? Cioè, magari potremmo proporlo da... Se avessi trovato te da bambino quando andavo a messa, a quest'ora sarei papa, avrei continuato a cantare. Cioè, beh, mi hai trovato adesso. Sei sempre in tempo. Tu sai che nella musica funziona molto il gioco dolce, salato, no? La carezza e lo schiaffo. Io e te siamo imbattibili, lo sai perché? Siamo il diavolo e l'acqua santa, devi venire con me. Devi venire con me. Tu me l'hai presa a me. Bastardo. Fantastica. Devo dire che quando mi sono girata pensavo di vederci, di avere un problema di vista, qualche cosa, di aver finito, non lo so, di essere passata in qualche camerino. Figo, poi mi piace anche la scelta del pezzo, che è un pezzo modernissimo di Alicia Keys, uscito 2 anni fa. No, ti prego, cioè, io sono l'acqua santa come te, siamo un duo impeccabile, non scegliere i diavoli. Siamo dei piccoli diavoli. No, io non sono un diavolo, eh. Scegli l'acqua santa. Ma secondo te cosa si dice al Vaticano che te ti sei presentata a The Voice? Ah, guarda, non lo so, mi aspetto una telefonata da Papa Francesco, sicuramente. Ah, di così? Perché lui ci invita ad uscire, a evangelizzare, a dire che Dio non toglie niente, anzi ci dona ancora di più, no? E allora sono qui per questo. Brava, dai, brava, dai, ti stai emozionando. Che energia che c'hai, mamma mia, che energia. Io ancora non ho capito se qui dentro mi hanno infilato qualche pasticca all'ultimo. No, è vero, sì. Perché ancora non mi sono svegliato da quando mi sono girato. Io mi sto tirando i pizzicotti. Sai, una cosa incredibile, cioè hai un'energia pazzesca, per cui... Cioè, la battuta del diavolo e dell'acqua santa me l'ha già rubata J-Ax, quindi non posso più farla. Però te l'immagini che cosa sarebbe veramente se noi si stesse in squadra insieme? Ma veramente... Sarebbe bellissimo! No, ma veramente lì, cioè, lì Papa Francesco ci viene... Ci viene veramente a scovare dovunque siamo, Facciamo le mura in terra, si dice a Firenze. Cristina, ti chiami come la mia mamma, vai tranquilla. Oh, adesso la scelta è difficilissima. Mamma mia. La colpa è la tua, io... perché sei troppo brava, capito? Ma vieni! Io mi ero detto che il primo che si fosse girato sarei andato da lui, quindi ho andato a girare.
ti prego, la suore. No, ma ha un'energia, ragazzi, pazzesca.